We'll be right back.
As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that work while they all play. And you you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. From dust. Signore e signori, buonasera e benvenuti al secondo round del campionato Formula 3 European Series 2022. Io sono Edoardo Pavoni e questa sera vi accompagnerò per il Gran Premio di Silverstone in compagnia di Andrea Fretti. Buonasera Andrea. Buonasera Aido, in questa veste un po' diversa dal solito, da quello a cui siamo abituati, siamo pronti a commentare questo grandissimo campionato, rivivendo diciamo le emozioni che ci hanno fatto vivere questi grandi piloti. Esatto, perché è giusto specificarlo, in questo momento stiamo commentando una replica, in quanto io ho corso in questa gara proprio la sera precedente a questa replica. Purtroppo il nostro regista ha avuto problemi con un blackout che ha coinvolto la sua città e quindi abbiamo recuperato il replay, aggiunto la classifica. Infatti potrete vedere che magari ci sarà qualche piccolo problema con la classifica in quanto a grafico o animazioni, ma abbiamo cercato di adattarci nel miglior modo possibile per permettere appunto a chi non ha visto la gara di rivederla quantomeno in differita. E sarà strano perché appunto io dovrò anche commentare la gara che ho vissuto, però potrò magari dare anche qualche dettaglio in più in quanto ho visto ciò che è successo anche in prima persona, ecco. Però
Ander, tu l'hai vista un po' da, ecco appunto quello che dicevamo della classifica, ad esempio i bloccaggi, purtroppo su quello non abbiamo potuto fare a meno di evitarlo, però è già stato un miracolo recuperarla questa classifica, Ander. Sì, abbiamo fatto i miracoli come al solito, come siamo abituati, però dai, si vede le cose importanti, infatti si vede che tu vai già a fare un 45-9 in questo momento. Vediamo adesso che iniziano ad arrivare i primi tempi con Giulio De Andrés che al momento detta il passo in prima posizione con un 1.43.6, già un grandissimo tempo. De Andrés, un pilota molto ma molto veloce, ha vinto la gara scorsa proprio a Imola e devo dire che ha dimostrato appunto un passo incredibile. Lo sta riconfermando adesso in qualifica, anche se Tasca gli va a togliere la pole position provvisoria in 1.43.617 e sono separati da soli 24 millesimi, mentre il primo inseguitore poi è Corradin, che si trova però a un secondo e passa, si migliora in questo momento con un 44,7, quindi a un secondo e zero, quasi un secondo e uno. Buon tempo, però i primi due al momento stanno facendo un passo diverso. Siamo comunque solo all'inizio delle qualifiche, quindi vedremo. Onboard con Giulio De Andrés, intanto siamo nella fase iniziale della qualifica che terminerà tra 13 minuti o poco più. Voi non potete vedere il counter appunto perché siamo in differita, ma vi posso confermare che mancano 13 minuti e 30 al termine della sessione. E in questo momento allora godiamoci l'onboard di Giulio De Andrés per vedere se riuscirà ad attaccare quantomeno la pole position di Tasca in prima posizione. Magoz e Becketts in questo momento le curve diciamo, più difficili del circuito con queste vetture con uno setup semi-bloccato non è facilissimo adattarsi e andare a squale percorre in una maniera incredibile, molto molto veloce, sempre molto preciso. Adesso questa curva a destra molto difficile da mantenere anche perché tagliare e andare larghi è molto facile, però adesso ritorna ai box quindi avrà un altro tentativo più tardi per provare ad attaccare il tempo. Esatto, rientra i box. Intanto miglioramento da parte di Edoardo Pavoni, nona posizione 1.45.607. Si mette a poco meno di 2 secondi da un tempo impressionante da parte di Tasca, 1.43.6. Penso che sia molto vicino al suo miglior tempo delle prove, perché se non ricordo male lui aveva fatto 1.43.4, per cui aver quasi replicato il suo miglior giro nelle sessioni di test vuol dire essere veramente in forma con la sua vettura e su questa pista. Rientra però i box insieme al suo principale rivale De Andrés, che riesce in questo momento. I primi due che hanno già completato il primo stint, per cui adesso proveranno a migliorare ulteriormente il loro tempo quando mancano 12 minuti al termine, quindi più o meno forse avranno la possibilità di fare altri due tentativi se non vorranno fare 12 minuti su un solo set. La classifica non lo mostra, ma principalmente i tempi sono con la gomma hard, in quanto il degrado in questa pista è molto elevato, per cui tra le tre mescole che sono soft, media e hard, gran parte dei piloti, tra cui i primi, stanno effettuando il tempo con gomma hard, quindi ci vuole qualche giro in più per mettere in temperatura lo pneumatico, per cui potrebbe anche non essere scontato il fatto di arrivare fino in fondo con questa gomma al termine delle qualifiche, anche se penso che comunque si rifermeranno nuovamente per gli ultimi minuti. Sì, la scelta delle gomme è molto particolare, le temperature diciamo sono nella media 22 gradi di temperatura dell'aria e 27 di asfalto, quindi non sono elevatissime, eppure le gomme soft sembrano quasi impossibili da usare perché vanno a scaldarsi davvero, davvero tanto in questo circuito, quindi i piloti hanno optato per delle mescole più dure che a quanto pare comunque rendono comunque molto bene perché permettono di fare comunque un buon tempo, vediamo. I piloti che comunque tutti fanno dei tempi molto bassi, con Tasca che adesso detta il passo in prima posizione con De Andrés, ma bisogna dire che fanno un altro passo completamente diverso da quelli dietro, perché Corradini in terza posizione è praticamente a 1 secondo da lui. Esatto, assolutamente. E intanto inquadrato Marco Randazzo in questa fase. Sì, qua va a percorrere una parte, diciamo, abbastanza lenta del circuito, un circuito storico, molto classico per le vetture Formula. Abbiamo visto tanti gran premi. Adesso Randazzo che probabilmente sta ancora scaldando le gomme, come dicevamo prima, non è immediato portare le gomme a temperatura, quindi magari servono un paio di giri prima di avere la temperatura ottimale. Comunque stiamo parlando di Silverstone, comunque un circuito classico che dà sempre grandi soddisfazioni. Assolutamente, da grandi soddisfazioni. Siamo partiti in realtà con il campionato con due
Due piste molto importanti nel mondo del motorsport, pensiamo ad Imola, una delle più storiche, anche Silverstone in realtà è una delle più storiche perché ricordiamo un po' le caratteristiche di Silverstone, un circuito di quasi 6 km di lunghezza, quindi molto molto lungo, con le sue 18 curve. Quindi insomma molto molto tecnico nella quale il valore del pilota viene sicuramente fuori e la particolarità che mi piace sempre ricordare di questo circuito è che a parte che è stato inaugurato poco prima degli anni 50 per la precisione nel 1947 e inizialmente questo era un aeroporto militare, quindi tre rettilinee del circuito di Silverstone erano proprio delle piste nelle quali gli aerei decollavano e atterravano, quindi poi è stato riadibito a circuito. Per cui si sente anche un po' il fattore di storia che magari nei circuiti moderni che vengono realizzati proprio per le corse manca un po', Andrea. Sì, questo circuito infatti ha diciamo, una forma abbastanza particolare dove si vedono i lunghi rettilinei che erano praticamente le piste dell'aeroporto e dopo con le curve diciamo, a unire questi rettilinei che ci sono nel circuito. Infatti ci sono due rettilinei abbastanza lunghi con zona DRS più il rettilineo di partenza che alla fine è uno dei più corti se non il più corto. Insieme a quello che stiamo vedendo in questo momento, che è prima di Cops, quindi c'è tanto dritto, ma tante curve molto spesso molto veloci, quindi molto difficili anche da percorrere. Anche se con questa auto con una elevata aerodinamica, il tutto viene reso, diciamo, leggermente più semplice. Siamo on board con Stefano Corradin che va ad affrontare adesso il settore centrale, sta andando a concludere il settore centrale con le curve Maggots e Becketts, forse le più tecniche e anche pericolose del circuito, la forza addirittura in terza marcia, l'ultima quando va ad affrontare adesso il rettilineo per poi andare su una lunga curva verso destra che porta alla chicane finale. Questa è una curva molto molto particolare perché c'è un leggero, come dire, sobbalzo nel punto di frenata, quindi è molto facile perdere la vettura o quantomeno andare lunghi, ma l'affronta molto bene Stefano Corradin che va adesso ad affrontare la chicane finale per andare sul rettilineo principale. Vediamo se avrà la possibilità di migliorarsi, di fare un salto in avanti. Stefano Corradin arriva adesso sul traguardo in terza posizione, ma non riesce a migliorare la sua seconda fila, quindi si lancerà per un altro giro. Sì, probabilmente non ha effettuato un grandissimo giro, però sicuramente ne avrà altre occasioni. Adesso si trova in terza posizione, comunque un ottimo piazzamento perché davanti a lui ci sono due piloti veramente veloci. Comunque notavo che tra lui e i piloti che lo seguono alla fine non c'è così tanto distacco, anzi, sono più distanti i due davanti che quelli che ha dietro. Esatto, sicuramente sì, stanno facendo un lavoro veramente di un altro livello Tasca ed Andrés l'avevamo già visto appunto ad Imola con una vittoria dominante da parte sua. Oggi Tasca è entrato per la prima volta nel campionato e sta effettivamente confermando una velocità importante, forse può trovare così De Andrés un suo rivale, sicuramente la griglia è ben assortita, però oggi Giulia non avrà una vittoria facile con la presenza di Tasca così competitivo. Però mancano ancora 5 minuti al termine della qualifica, infatti De Andrè si ferma ai box per poter effettuare il suo ultimo run. Pizzetti sale in terza posizione, 1.44703 più o meno sul millesimo, col tempo di Corradini infatti solamente 12 millesimi li separano l'uno dall'altro. Anche De Santis adesso si migliora in quinta posizione, 44,9 ed è a 2 decimi da Pizzetti, per cui al di là dei primi due la lotta per la terza posizione, per la seconda fila in generale è molto molto aperta. Vedremo anche se De Andrés avrà la possibilità in questi ultimi 4 minuti di andare ad attaccare quel tempo di Tasca, perché alla fine sta facendo un lavoro veramente molto ma molto positivo, però sono separati da 24 millesimi, non da un'eternità. Quindi mi aspetto una risposta da parte del leader del campionato e vediamo se Tasca avrà la possibilità e la zampata, potrà tirare la zampata per migliorarsi sul finale. Sì, qua lo vediamo sul rettilineo, aperto il DRS, curva a sinistra molto difficile, perché bisogna stringerla tanto la macchina, si può vedere, scivola un pochino, un po' di sottosterzo, anche qui è molto difficile rimanere stretti sul cordolo a destra. Vediamo qua dopo Cops, una curva da percorrere quasi in piena, perché si alza leggermente il piede, si scala di una marcia e dopo si va giù tutta per prendere la maggior velocità possibile per andare poi sulle Maggots and Becketts. Intanto si migliora, Nicolas Merch entra in top 10, si mette a 1 secondo e 8 dalla miglior prestazione di Tasca del Lane Racing Team, attualmente nono, decimo e dodicesimo i piloti del Lane Racing Team con Zenari 19esimo, un po' più in difficoltà, 4 secondi e 1 dal tempo di Tasca, ma rimaniamo con
De Andreis, che probabilmente si sta migliorando nel suo giro lanciato, taglia leggermente fuori dalla pista, ma è consentito perché mantiene due ruote all'interno del tracciato. Va ad affrontare adesso l'ultima chicane. Giulio De Andreis, vediamo se avrà la possibilità di fare un salto in avanti, togliere quella pole position a Tasca che attualmente è in pit lane. Taglia traguardo adesso De Andreis, ma rimane in seconda posizione, quindi tutto rimandato al prossimo passaggio. Mancano 3 minuti al termine, Tasca ancora ai pit. Non avrà grandi chance Tasca se non esce adesso dalla pit lane. Intanto De Andreis si migliora e... Scusate, De Santis si migliora e si mette 2 millesimi davanti a Luca Pizzetti. Sono molto molto vicini dal terzo al quinto. E mettiamo dentro anche Zerbini, che a 1 secondo e 1 si è migliorato bene in sesta posizione. Per cui la lotta per la terza è apertissima. Sì, la lotta per la terza è davvero serrata, sono tutti molto, molto vicini. Adesso vediamo De Andreis, che probabilmente nel suo giro lanciato avrà gli ultimi tentativi. Sta facendo un buon giro fino a questo momento, sembra, almeno da quello che vediamo dalle telecamere esterne. Vedremo se ne avrà per superare Tasca, perché stanno facendo veramente un grandissimo lavoro qui davanti. Sembrano praticamente irraggiungibili da chiunque altro nel resto della griglia. Sì, decisamente, i primi due stanno facendo un lavoro a parte, vedremo però se anche sul passo gara andranno a confermare questo dominio, oppure magari ci sarà qualche outsider che non è riuscito a mettere insieme il giro perfetto della qualifica, più volte è capitato, vedremo se anche oggi sarà il caso. Mentre siamo con De Andreis, ancora una volta, pilota del Rivetto Racing Team, che va ad affrontare, apre l'ala mobile del DRS. Quando va ad affrontare la Storm, abbiamo detto prima, curva molto più difficile da effettuare rispetto a quanto siamo abituati a vedere, appunto per quel bump che c'è nella zona di frenata. Ma De Andreis l'affronta bene, va ad affrontare ancora l'ultima chicane per uscire bene adesso sul rettilineo principale. 24 sono i millesimi che separano lui dalla pole position. Arriva adesso a tagliare il traguardo Giulio De Andreis, leader del campionato, per rimanere No, per mettersi in prima seconda. No, prende la posizione. prima posizione, scusate, prende la prima posizione in 43.588 e rifila 29 millesimi a Tasca. Si sono invertiti i ruoli, sono pur sempre poco più di 20 millesimi che li separano, ma adesso De Andreis ha risposto al tempo di Tasca e si va a prendere la prima posizione per poco meno di 30 millesimi. Bellissima questa lotta, Andre. Sì, bellissimo, continuano a scambiarsi la prima posizione, veramente stanno spingendo davvero tanto, sono molto vicini al loro limite, da quello che abbiamo visto nelle prove libere sono praticamente a meno di un decimo dai loro migliori tempi, che però hanno potuto effettuare con molta più calma e con molto più tempo qui. Negli 20 minuti di qualifica col traffico è più complicato raggiungere il proprio limite, però comunque loro sono andati comunque molto molto vicini. Mancano 45 secondi al termine della qualifica, quindi molto probabilmente questo sarà l'ultimo passaggio per De Andreis, per Tasca, per tutti i piloti che attualmente sono in pista. Lorenzo Barbieri ha i pit, quindi non avrà la possibilità di effettuare un ultimo tentativo, così come Orbello, Serafino, Zenari e Iadecola, che in realtà non ha effettuato nessun tempo, si trova in 22esima posizione. Sì, Iadecola era stato squalificato per il teletrasporto ai pit nella gara precedente, per questo non ha effettuato il tempo. Quindi partirà dall'ultima posizione. Mentre siamo con Corradin, che era stato in terza posizione fino a poco fa. Zerbini commette un errore, ma Corradin adesso va ad affrontare l'ultima curva. È al limite con il cronometro. Forse vediamo se avrà un altro tentativo a disposizione. Corradin taglia il traguardo. Sì, avrà un altro tentativo a disposizione quando esce in questo momento la bandiera a scacchi. E Corradin quindi avrà la possibilità di rispondere. Mentre Barbieri, appunto, i piloti che erano ai box, infatti prendono la bandiera a scacchi. Questo va a riconfermare quello che abbiamo detto poc'anzi. De Andreis prende bandiera, quindi non avrà la possibilità di effettuare un altro tentativo. Rimane su alla pole position per il momento, ma solo Tasca può andare a toglierla, o così sembrerebbe. De Santis prende bandiera, quindi rimane in terza posizione. Bisognerà prestare attenzione però a Corradin, Zerbini, che possono andare ad impensierire quella che è la seconda fila occupata adesso da De Santis e Pizzetti. Mentre adesso allora direi di goderci l'onboard di Aruta per quest'ultimo suo tentativo. Onboard con lui. Mentre Tasca, scusate, si riprende la prima posizione in 43.503, 85 millesimi a De Andreis. Non si mollano più, non si mollano più. Si è ripreso la prima posizione, ma di un nulla. Se l'è ripresa di un nulla, non sarà contento il leader del campionato. E allora vedremo, perché sarà una gara veramente tutta da vivere tra loro due. Mi aspetto una battaglia serratissima. E però, al momento, Tasca si prende la posizione. E quindi non sarà contento Giulio De Andreis, ma avrà tutta la gara davanti per poter rispondere. Sì, avrà tutta la gara, è lunga, potrà fare, diciamo, il proprio ritmo. Intanto Matteo Ruta va verso la parte finale del circuito, vediamo se ci sarà qualche stravolgimento ulteriore di classifica, nei prossimi secondi.
Esatto, con Naruto che va ad affrontare adesso ancora l'ultima chicane, vediamo se riuscirà ad affrontarla nel migliore dei modi, sembrerebbe di sì, fa una linea ottimale, Matteo Aruta esce adesso dall'ultima curva per andare sul rettilineo principale, tredicesimo in questo momento, riuscirà a saltare davanti, sì, entra in top 10, in nona posizione anche Corradin, sale in terza e toglie la terza posizione e finiscono così allora le qualifiche, direi Andrea di lanciare un piccolo spot, ma torniamo tra pochissimo per vivere una bellissima gara che si prospetta veramente emozionante. Spot e torniamo. Signore, buonasera e bentornati su GDD Sim Racing TV. Qua buonasera signore e signori, buonasera amici di GDD Sim Racing TV. Siamo qui per un evento molto particolare organizzato da URT. Io sono Edoardo Pavoni e questa sera vi accompagnerò appunto per questo Gran Premio, Gran Premio di Sim. Polla questa! Ed è Polla! Diventa di più! Il termine della qualifica e lo fa subito! Pole position 1.57.369. Vediamo! Ed è pole position 54.257. Arriva adesso sul traguardo Bruvò per rimanere secondo. Clemente è partito molto bene, è partito anche Nossa, anche prende subito la scia. Si parte bandiera verde. Parte bandiera verde, adesso Sartore quasi affiancato, ma buonissimo spunto di Francesco, acquista pace, percorre il rettilineo, inizia a spanalare. Kevin Taddei vince Christmas Event GDD Sim Racing TV. Ed eccoci tornati al secondo round del Formula 3 European Series 2022 con una qualifica bellissima da parte di Task che è andato a prendersi la prima posizione seguito subito da Andy Andreis, ma adesso ci siamo con l'inizio della corsa, allora apriamo le danze, liberiamo i leoni e diamo il via a quello che è il Gran Premio di Silverstone che parte adesso con buonissimo spunto e da parte di Task un pochino più attardato di Andreis che viene subito attaccato quasi da Corradini in terza posizione ma difende comunque la seconda in questo momento con Task che sembra già scappare via, succede qualcosa intanto là dietro un contatto, è successo qualcosa là dietro, un pilota è andato in testa a coda, quindi bisognerà rivedere là dietro, attenzione un'altra volta, partenza un pochino più delicata là dietro, intanto però Tasca mantiene la prima posizione, De Andreis è a 4 decimi, così come Corradina a mezzo secondo, la battaglia è aperta, là dietro succede di tutto, errore di Aruta, che scivola in 17ª posizione, mentre c'erano due piloti che partivano dalla pit lane, uno se non erro era Lorenzo Barbieri. Intanto c'è una lotta per la nona posizione tra Pavoni e Nicolas Merci, mentre qui abbiamo la telecamera su Simone De Sanctis in quarta posizione che si mette all'inseguimento di Corradin per il podio. Sì, in partenza più o meno pulita, abbiamo visto qualche leggero contatto che ha fatto scivolare qualche pilota del Black Angel Racing Team, mi pare, in fondo. Mentre qui davanti la lotta è ancora accesissima con Tasca che ha fatto una grandissima partenza e sta prendendo un po' di spazio su De Andreis, già 4 decimi in questo momento. Ricordiamo intanto che non essendoci il counter dei giri potete controllare a quale giro siamo appunto guardando la prima posizione. A fianco c'è il numero di giri nella quale siamo, contatene uno extra perché adesso siamo nel giro 0, quindi saranno i giri totali sono 26, ma il 25esimo sarà l'ultimo giro. Intanto Nicolas Merci entra in top 10, va all'attacco di Barbalaccio che comunque gli rimane incollato, vediamo se avrà la possibilità di rispondere al pilota numero 21 del team lane, mentre inquadrato adesso anche Luca Pizzetti in settima posizione che non è lontano da Randazzo. Sì, qui davanti sono tutti molto, molto vicini, a parte Tasca e De Andreis che hanno già preso un secondo su Corradin, quindi stanno dimostrando anche adesso di avere un grandissimo passo, come hanno già dimostrato in qualifica, di avere grande velocità nel giro secco. Tanta ruta
va all'attacco di Claudio Davi per la 15ª posizione. Si mette all'inseguimento di Diego Donati per la 14ª. Qui c'è una battaglia tra Bertaia e Barbalace per l'11ª, con Bertaia che va a difendere l'interno. Ci prova all'esterno Barbalace, ma ne approfitta anche Iadecola. Scusate, Bertaia. Sono ancora ingaggiati i due nella lotta per la 11ª posizione. Arrivano addirittura in tre adesso, ma stacca tardissimo. Germano Bertaglia difende la posizione, invece continuano a battagliare Barbalace e Iadecola per la 12ª, ma in questo momento ne approfitta Barbalace e difende la 12ª posizione. Sì, le grandi battaglie qui dietro sono molto, molto vicini, stanno arrivando a Cops, dove è molto difficile superare. Abbiamo visto in Formula 1 l'anno scorso un bruttissimo contatto, però qua sembrano riuscire a passarne indenni. Forse Iadecola alza leggermente il piede lasciando sfilare Barbalace. Adesso vedremo se ne avrà l'opportunità di provare qualche mossa sul rettilineo successivo. Intanto Barbieri va a commettere un errore, ho visto la bandiera gialla, quindi forse un testa coda, scivola in 22ª posizione, lui che era già partito dalla pit lane per qualche errore nella procedura di partenza. Mentre siamo on board con Barbalace per andare all'attacco di Bertaia, ci prova l'interno, l'esterno si prende l'interno, Barbalace a Stowe, vediamo chi avrà la meglio. Barbalace si prende la posizione, e Bertaia però rimane comunque incollato, attenzione alla battaglia ancora una volta tra Barbalace e Bertaia, con Barbalace che difende la posizione. Contatto, attenzione Barbalace, contatto, e allora va a perdere delle posizioni, un errore da parte sua. Sì, con Iadecola che è andato a perdere davvero tanto, tanto tempo, che infatti adesso lo vediamo sfilare in fondo. Tanto attenzione, c'è anche una battaglia per l'8ª posizione tra Jolly Racing e Lane Racing Team, con l'errore anche di Randazzo in questo momento che va a scalare in classifica. Andrei a questo punto allora per vedere cos'è accaduto. In questo momento inquadrato ancora Marco Randazzo. Molto vicino adesso inquadrato Nicolas Merci, qui lotta ancora per la 7ª posizione, Andre. Sì, tante lotte con Orbello e Pavoni che sono molto, molto vicini. Vedremo se adesso ne avrà l'opportunità di sorpassare sfruttando magari il rettilineo. Orbello va leggermente largo in uscita dalle Beckets. Vediamo se sul rettilineo ci sarà l'opportunità di un sorpasso. Con il DRS vediamo se è interno, all'interno, un bellissimo sorpasso in questo momento. Si prende la 7ª posizione Pavoni e si mette all'inseguimento di Luca Pizzetti per la 6ª. Intanto là davanti tra Zerbini e De Santis c'è una battaglia che continua a consumarsi tra i due. Zerbini attualmente difende la 4ª posizione, ai Andre. Sì, con Zerbini che è riuscito a sopravanzare De Santis, anche lui penso sul rettilineo dopo una grande frenata. Quindi in questo momento si trova, diciamo, in una bella posizione. Adesso vedremo se ne avrà di più. Esatto, vedremo se ne avrà di più. Intanto Tasca ha rifilato un secondo e 4 a De Andreis, adesso scende in realtà a 1 e 2, fanno un po' d'elastico i primi due, si va un po' a riconfermare quello che però abbiamo visto durante le qualifiche, ossia un passo decisamente diverso di Tasca e De Andreis, che continuavano a battagliare per la pole position separati da meno di 50 millesimi, invece per vedere Corradino un pochino più in difficoltà, anche se tutto sommato lo vedevamo un secondo di distacco dalla pole, però tutto sommato è lì a 3 decimi, scusate a 3 secondi, è vero che continua a perdere ma cerca di limitare danni il più possibile ed è comunque in zona podio. Sì, esatto, comunque ha sfruttato, diciamo, la lotta tra Zerbini e De Santis, che erano molto vicini tra di loro lì dietro, per riuscire a prendere qualche metro. Adesso si porta subito all'inseguimento dei primi due, anche se sarà molto difficile riuscire ad arrivare vicino a loro, perché veramente sembrano avere un grandissimo passo, con Tasca che sta praticamente dettando un ritmo incredibile. Ha già rifilato un secondo e tre a De Andreis, un altro che comunque era molto molto vicino nella qualifica. Evidentemente Tasca ha un passo leggermente migliore. Aspetto interessante è che, va bene, questa è una replica, quindi la gara in prima persona io l'ho vissuta, ma non vedevo bene cosa succedesse davanti, quindi anche per me è una sorta di prima volta nel vedere l'altro aspetto della corsa.
e devo dire che sì, effettivamente là davanti stanno imprimendo un ritmo imprendibile. Al di là di Tasca e De Andrés, ma anche Corradin sta girando molto molto bene. Zerbini 1,7, con un po' di elastico in questo passaggio è andato a perdere nei confronti di Corradin Zerbini. Con De Santis che invece si fa molto insidioso nei confronti del pilota numero 16 e sembrerebbe guadagnargli. Fa adesso il suo miglior giro personale a 7 decimi in zona di RS, quindi forse ci sarà un'opportunità di sorpasso a breve. Sì, adesso probabilmente ci sarà un'opportunità, li vediamo qui dietro col DRS spalancato di De Santis che si avvicina molto, molto a Zerbini, anche se rimane distante, è impossibile tentare qui un'operazione di sorpasso. Impossibile tentare un'operazione di sorpasso in questa fase. Randazzo è anche molto vicino ad Aruta per l'undicesima posizione, Randazzo che non ha avuto uno dei migliori inizi possibili. Quindi dovrà sicuramente rifarsi in questa gara, è ancora lunga perché siamo al quinto giro dei 26 previsti, per cui avrà tutte le chance possibili per cercare di rifarsi sotto. In realtà adesso guadagna nei confronti di Aruta ancora qualcosina, si trova a 4 decimi, quindi con il DRS potrebbe avere la possibilità di effettuare un sorpasso, anche se Aruta ha a sua volta il DRS nei confronti di Bertaglia, quindi non sarà così facile trovare quella velocità extra per poter effettuare l'attacco. No, esatto, avendo tutti il DRS su una sorta di trenino, dovrà essere bravo non solo a guardarsi da quello dal pilota che gli arriva dietro, ma stando attento anche a quello davanti, perché un piccolo errore può compromettere di molto la gara. Esatto, assolutamente, qui la costanza farà veramente da padrona e soprattutto la pazienza, perché è molto facile andare a commettere un errore in questo circuito, l'abbiamo visto appunto nelle fasi iniziali di alcuni piloti che hanno avuto qualche difficoltà, mentre in questa fase vediamo anche i tempi dei primi: 46-1 per Corradin, 46-4 per Zerbini, quindi Zerbini in questa fase è andato a perdere nei confronti del pilota numero 25 che va a difendere adesso l'ultima posizione del podio. De Sanctis si trova ancora sotto il secondo, adesso in realtà risale, stanno un po' battagliando, quindi è un po' elastico la situazione. Intanto Iadecola si ferma ai pit, sosta molto anticipata da parte sua, forse qualche problema. Sì, lui era partito con le medie perché non aveva effettuato la qualifica, quindi poteva, diciamo, scegliere la mescola con cui partire, quindi probabilmente andrà fino in fondo con le gomme hard. È una strategia un po' diversa, probabilmente avrà magari un vantaggio verso la fine, vedremo. Comunque una gestione diversa dagli altri piloti. Bisognerà vedere, perché appunto lui ha fatto una strategia differente e fare 20 giri sulle hard è tanto, ne ha fatti 6 con le medie. Intanto attenzione, errore di Diego Donati che sventola la bandiera gialla. In 21esima posizione si trova fermo in pista e sembrerebbe non riuscire a rientrare. Sì, intanto Serafino è andato all'attacco di Zenari per la 17esima posizione. Sì, intanto la classifica sembra un po' fossilizzata qui davanti, i primi 10 sono tutti di questo gruppo formato da Bertaglia, Aruta e Randazzo, che sono molto vicini. Adesso vediamo se potrà esserci un tentativo di sorpasso. Barbalace è attaccato Claudio Davi per la 14esima posizione, mentre è inquadrato qui Aruta in 11esima. Sì, ha fatto un grandissimo sorpasso nei confronti di Randazzo, di Bertaglia, scusate, è riuscito a portarsi davanti all'esterno a sto grande sorpasso. Adesso magari ci proverà anche lì dietro, vediamo. È il pilota del team Arc, Randazzo. Esatto, Randazzo è molto vicino, è difficile tentare un attacco in curva 1, ma comunque si fa molto insidioso, forse adesso con la possibilità di utilizzo dell'ala mobile nel primo settore, nel finale del primo settore avrà forse la possibilità di ferrare l'attacco, però attenzione perché Bertaglia è ancora sotto il secondo di Aruta, quindi anche lui avrà la possibilità di utilizzare l'ala mobile, per cui la potenza del DRS sarà leggermente limitata. Comunque vediamo Marco Randazzo on board con lui in questo momento, guadagna ma non tantissimo, sempre per quel fattore che abbiamo detto del DRS, ma stacca comunque tardissimo, stacca tardissimo, si lancia all'interno Marco Randazzo e si prende la posizione ai danni di Bertaglia e sale così in 11esima posizione, si mette all'inseguimento di Aruta. Bellissimo sorpasso da Marte di Randazzo, che ha staccato tardissimo e comunque non è riuscito a non andare lungo. Andre,
Sì, ha fatto un bellissimo sorpasso, forse è stato un po' troppo conservativo in questo momento Bertaia, che si è lasciato sorpassare dal suo rivale, comunque un grandissimo sorpasso, perché è frenato davvero tardi, è riuscito a rimanere stretto in traiettoria senza andare a compromettere la sua traiettoria ideale, quindi davvero, davvero complimenti per questo bellissimo sorpasso, ma adesso dovrà stare attento perché potrebbe esserci un nuovo tentativo da parte di Bertaia. Esatto, bisogna prestare attenzione perché Bertaia non è andato via, anzi rimane lì a mezzo secondo, si fa vedere. Sì, l'ha passato qua sul rettilineo, va a commettere anche un errore. Errore, va in testa coda, errore pesante quando era in lotta. Peccato per Bertaia che adesso scivola inevitabilmente in classifica. Era bella la lotta tra i due, purtroppo forse è azzardato, l'abbiamo detto che in quella curva c'è un leggero dislivello, quindi se si prende male poi è facile andare a perdere la vettura. Purtroppo è stato il caso di Bertaia che scivola in tredicesima posizione. Sì, peccato per lui perché erano davvero molto, molto vicini, quindi purtroppo per lui va a perdere questa opportunità con adesso Randazzo, che potrà magari provare qualcosa nei confronti di Aruta che è lì davanti, vediamo il DRS in questo momento. Esatto, attenzione, leggermente lungo, intanto Aruta favorisce il rientro di Randazzo che si mette lì a 7 decimi, 6, non avendo adesso più Aruta un traino là davanti, Randazzo potrebbe anche andare a rispondere al pilota numero 282 quando andranno ad affrontare Magots e Beckets dopo curva Cobbs. Se riuscirà a rimanere Randazzo sotto il secondo avrà la possibilità di riutilizzare l'ala mobile, questa volta Aruta non avrà nessuno davanti per poterla usare a sua volta, quindi per Randazzo può essere una grande opportunità di sorpasso adesso. Vediamo che però Aruta guadagna qualcosina in questa sezione guidata, anche se non tantissimo in realtà. Andiamo allora on board con Randazzo che attiva adesso il DRS, apre l'ala mobile, si avvicina nei confronti di Aruta, ma forse non abbastanza per effettuare un sorpasso, infatti non è sufficiente, ma si avvicina molto, si avvicina, e se dovesse riuscire a mantenere questo distacco per il rettilineo del primo settore, forse avrà una chance di sorpasso nel prossimo giro. Sì, qua si avvicina molto in frenata, va addirittura al bloccaggio dell'anteriore sinistra, proverà sicuramente qualche manovra. Intanto vediamo anche davanti Merci, che era molto vicino a Orbello, il pilota Raggiali Racing contro il pilota Lane. Adesso vedremo se anche lui avrà l'opportunità di andare all'attacco di Orbello con l'utilizzo dell'ala mobile. Bello, ha fatto il suo miglior giro, ma Merci risponde in 1.47.7. Attenzione, errore di Orbello, e allora Merci ne approfitta, sale in ottava posizione. Nicolas Merci, un errore da parte del pilota Rogioli Racing, che probabilmente avrà perso la vettura in fase di accelerazione, allora ne approfitta Nicolas Merci, si mette all'inseguimento di Pavoni per la settima, 3-3, il secondo di distacco tra i due, e ne approfitta anche Randazzo che rientra in top 10 con l'errore di Orbello. Sì, intanto qua vediamo un completo cambio di traiettoria tra i due piloti inquadrati, con Aruta che andava molto largo alla fine, alla curva sinistra, alla fine del rettilineo, mentre Randazzo rimaneva molto molto più stretto, magari anche qualche differenza di setup. Adesso sarà difficile per lui difendere, per Aruta appunto, perché il pilota Randazzo con l'ala mobile potrebbe avvicinarsi molto, anche se qua vediamo sui cordoli queste macchine sono abbastanza ballerine, bisogna stare molto molto attenti e non commettere errori perché si rischia davvero tanto. Tanto attenzione, problemi per Tasca perché è stato sorpassato da De Andrei, se adesso si trova a 2 secondi, forse un errore da parte sua, non ci voleva per la battaglia per la vittoria. Intanto però rimaniamo con Randazzo perché adesso la chance di riattaccare Aruta ce l'ha, si prende tutta la scia, va all'esterno Randazzo, si prende la posizione, stacca tardissimo, Aruta non si vuole arrendere ma ce la fa Randazzo all'esterno, un bellissimo sorpasso all'esterno da parte di Marco Randazzo, e Tasca si ferma ai box, forse allora un testacoda ha danneggiato in maniera eccessiva le proprie gomme, quindi si va a rifermare per montare ancora una volta gomma hard. Sì, è un po' strano questo pit perché ricordiamo che durante la gara è obbligatorio il cambio della mescola, e va a rimontare la mescola che aveva montato prima, non so se magari fosse stato un suo errore nella preparazione dei pit, comunque avrà il resto della gara per rifarsi sotto, anche perché aveva un grandissimo ritmo, quindi è possibile che riesca a recuperare qualche posizione nei confronti dei suoi avversari. Tanto errore di Aruta,
che è andato leggermente lungo e ne ha approfittato Randazzo per incrementare il suo vantaggio. Intanto si ferma ai box anche Davide Orbello per scontare la sua sosta. Andrea allora on board con Tasca per vedere un po' la sua rimonta, si trova in settima posizione con una scelta particolare, è stato sorpassato all'improvviso dal leader del campionato e poi è andato subito ad effettuare la sosta, qualcosa di veramente insolito in quanto non ha montato la gomma media ma ha rimesso un altro set di hard, quindi vuol dire che lui dovrà rifermarsi obbligatoriamente e questo è qualcosa che non ci aspettavamo. Intanto si fa molto vicino, chiaramente lui ha un passo completamente diverso da quello di Pavone in sesta posizione, quindi ci aspettiamo un sorpasso facile da parte di Thomas Tasca, che va a prendersi il DRS. In questa fase gli ha guadagnato tantissimo nella sezione guidata Megan Sebeckers, si prende tutta la scia adesso del pilota lane numero 48, va all'interno, Thomas Tasca non difende neanche Edoardo Pavoni e Tasca si prende la sesta posizione e si rimette all'inseguimento di Pizzetti per effettuare la sua rimonta che sarà molto impegnativa. Sì, perché dovrà rifermarsi di nuovo, quindi adesso questa è la sua posizione effettiva in gara, quindi non avrà il vantaggio di aver già effettuato il pit perché dovrà fermarsi nuovamente a fare un altro cambio di mescola, quindi è ancora tutto aperto, vedremo se ne avrà la chance di rifarsi sotto rispetto ai piloti che ci sono davanti, però il passo sembra sicuramente averlo, infatti stava andando velocissimo, ha già superato Pavoni per arrivare in sesta posizione e probabilmente riuscirà a farsi sotto nei confronti dei suoi avversari. Intanto ci troviamo all'undicesimo giro di 26, quindi ci stiamo avvicinando alla metà gara. Gran parte dei piloti è partita con gomma hard, quindi ci aspettiamo uno stint più lungo per poi andare a montare la gomma media negli ultimi passaggi. Vedremo anche un po' la strategia come andrà ad influire sulla gara. Intanto vedo che sia Donati che Barbieri si sono ritirati dalla gara, quindi non è ideale. L'inizio sicuramente che volevano qui a Silverstone, per Barbieri il secondo ritiro consecutivo, purtroppo non nell'inizio che sperava, un pilota molto molto veloce, l'ha dimostrato più volte anche arrivando a pochi punti nel campionato di TM nel quale si è giocato il titolo fino all'ultima gara. Intanto Aruta va all'attacco di Randazzo per la nona. Sì, Aruta va all'attacco di Randazzo per la nona, intanto qui vediamo inquadrati Orbello che è vicinissimo a Pintarelli. Per darlo a sorpassare, come abbiamo visto molto spesso, col DRS all'interno va forse leggermente largo, vediamo se sarà la risposta del suo avversario che cerca di incrociare le traiettorie, ma Orbello ha già effettuato il pit, quindi ha delle gomme leggermente più fresche e forse potrebbe anche approfittarne Iadecola che si trovava lì dietro e sfruttare magari questa lotta per guadagnare terreno. Bellissima la livrea Rajoli Racing di Davide Orbello. E hai visto comunque come è arrivato vicino Orbello a Pintarelli nel sorpasso, si sono sfiorate le due anteriori, ha rischiato il contatto con queste vetture, un contatto può essere fatale, comunque Orbello è riuscito ad uscirne indenne, ha fatto un sorpasso meraviglioso all'interno, forse leggermente lungo ma si è preso la posizione, attenzione qui tanto tra Pintarelli e Iadecola. Si sono affiancati entrambi col DRS, Iadecola la traiettoria interna e va a superare Pintarelli abbastanza agilmente. Pintarelli che ha perso due posizioni nell'ultimo giro dovrà magari cercare di riprendere un po' più di ritmo per recuperare i suoi piloti davanti. Tra l'altro noi non l'abbiamo sottolineato prima con questa doppia sosta di Tasca che bisognerà capire appunto da cosa sia stata generata. De Andreis ne va ad approfittare, attenzione errore di Claudio Davi che comunque riesce a tenere la vettura. Quasi ci stava riuscendo, poi purtroppo l'ha persa sul finale, un errore da parte di Claudio Davi che rientra adesso in pista, va a perdere chiaramente qualche posizione, lui che era già fuori dalla top 10 però riesce a rientrare comunque in pista e la sua gara non va a concludersi. Al dodicesimo giro avrà la possibilità sicuramente di rimontare, un errore anche da parte di Zenari in ventesima posizione, vedo che sventola la bandiera gialla, quindi un errore anche da parte sua. Sì, Zenari non un'ottima gara, lui che è il primo campionato in assoluto su qualsiasi simulatore, quindi comunque sta facendo il suo per rimanere in pista per magari prendere per imparare anche a gestire la competizione, che è una cosa che per tutti non è così facile, quindi fare esperienza comunque è una cosa importante per ogni pilota, anche con queste vetture che non sono semplicissime da gestire, anche perché il setup è parzialmente bloccato, quindi i piloti devono anche, diciamo, non possono personalizzarsi la vettura esattamente come piace maggiormente a loro, ma devono
andare a qualche compromesso con il setup. Esatto, assolutamente un debutto da parte di Zenari, lui che dovrà fare esperienza, ma comunque non si arrende nonostante gli errori, anche se si trova in ultima posizione, continua a girare, continua a fare chilometri, quello che deve fare per ottenere l'esperienza necessaria per poi andare a ottenere appunto quella che sarà la competitività, che viene solamente facendo pratica e macinando chilometri. Intanto Task si trova in sesta posizione, dopo il sorpasso su Pavoni si mette nell'inseguimento di Pizzetti, ma ha tanto da recuperare. E quindi si ripresenta un po' una situazione alla quale De Andreis è già stato, come dire, protagonista anche ad Imola, ossia avere una prima posizione consolidata con 10 secondi e 6 dal secondo classificato. Quindi il suo unico rivale in questa gara era proprio Task, che però purtroppo non dico che sia fuori dai giochi, ma sicuramente adesso è un po' più in difficoltà rispetto al leader della corsa e del campionato. Sì, leader del campionato e della corsa, come dicevi tu, che sta gestendo più comunque 10 secondi e 7 dal suo primo rivale in questo momento, che è Corradin, che anche lui sta facendo una grandissima gara. Poi lo vediamo, l'onboard di Andrei, sempre molto 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 pulito, commette davvero pochissimi errori, rimane molto costante come ritmo sul giro. Adesso qua vediamo un piccolo errore in frenata, ma che non gli fa perdere troppo tempo. Sì, De Andreis è un pilota molto concreto sia sul giro secco che sul passo gara, non peraltro è il leader per un motivo. Sono 10 secondi e 7 in questo momento che lo separano dal secondo classificato, un Corradin che comunque aveva qualcosina in meno nei confronti dei primi due, però si trova attualmente in seconda posizione, molto costante, e tutto sommato comunque 10 secondi è tanto, però difende bene da Zerbini, che si trova 2 secondi e 6, erano più vicini nelle fasi iniziali, quindi forse Corradin ha qualcosina in più anche nei confronti del terzo classificato, che vede anche De Sanctis in realtà sembrava essere molto più competitivo di Zerbini nelle fasi iniziali, adesso però il distacco è salito 2-4, quindi forse una gestione migliore della gomma da parte di Zerbini. Sì, possibile, intanto stavo guardando i distacchi, adesso il giro prima era più di 5 secondi, adesso il distacco tra Tasca e Pizzetti si è portato a 2 secondi e 4, sta praticamente andando molto molto più veloce, sarà un grandissimo passo Tasca in questo momento e potrà rifarsi sotto se rimane a questo ritmo quasi nel prossimo giro, a meno che Pizzetti non abbia commesso un errore. Sì, Tasca sta volando e penso che riuscirà agilmente a rientrare quantomeno in lotta per la seconda posizione. Il suo problema è che chiaramente dovrà andare ad effettuare un'altra sosta, quindi lui adesso è come se fosse sulla stessa strategia degli altri, quindi si trova in sesta posizione ed è una sesta posizione reale, perché poi là davanti tutti si dovranno fermare e lui anche. Si trova più o meno a 8 secondi e 7 dalla seconda posizione. Io penso che la vittoria oggi sarà molto complicata da ottenere, però dovrà cercare di limitare i danni, anche perché lui è rimasto assente nella prima gara, quindi se vuole lottare per il titolo oggi dovrà cercare di guadagnare il maggior numero di punti possibile. Intanto attenzione, perché si ferma anche Corradin. Sì, Corradin a questo momento è pit, quindi perderà qualche posizione, vedremo dove rientrerà. Adesso dovrebbe aver quasi terminato la sosta, dovrebbe uscire a breve. Sì, perché adesso arriverà anche il momento delle soste, ci troviamo al 15° giro di 26, quindi ne mancano 11 alla bandiera a scacchi, per cui abbiamo passato alla metà di gara da pochissimo. Quindi chi ha montato la hard nel giro di qualche passaggio andrà sicuramente a montare la media. E vedremo un po' come andranno ad essere le strategie, chiaramente. Però di base la gomma hard dura di più della gomma media, quindi i piloti cercheranno di sfruttarla al meglio fino alle fasi finali, per poi poter sfruttare la prestazione della gomma più soffice, ma anche cercando di non andarla a degradare, soprattutto nelle fasi finali. Sì, intanto Tasca si è fatto praticamente sotto a Pizzetti, sono veramente vicini, due adesso in zona DRS, potrà sfruttarlo nel prossimo giro, vediamo qua le Magotzenbeck, dove fa delle traiettorie velocissime, Tasca sembra molto molto preciso, non commette errori, si fa praticamente già sotto in uscita dell'ultima curva, e col DRS potrebbe andare a effettuare un sorpasso molto facile. Esatto, va adesso a prendersi tutta la scia all'esterno, quasi ancora prima di attivare il DRS, Tasca sorpasso facile, si va a prendere adesso la quarta posizione e si mette all'inseguimento di De Sanctis, uno dei suoi rivali per il titolo, per cui buona la rimonta fino a qui da parte di Tasca, che chiaramente ha ancora tanti sorpassi da effettuare, ma fino a qui sta facendo veramente una buona gara nonostante quella sosta extra.
Intanto Coradin si è fermato, che difendeva la seconda posizione del podio. Si mette all'inseguimento adesso della sesta posizione, sta anche lui chiaramente guadagnando. 46-4, Zerbini 46-6, De Sanctis fa il suo miglior giro. Tasca chiaramente con le gomme nuove sta volando rispetto ai piloti là davanti. Ricordiamo comunque ancora la sosta che dovrà andare ad effettuare. Sì, esatto, il giro precedente si trovava dietro Pizzetti, adesso si trova praticamente già di nuovo attaccato a De Sanctis, a un secondo, qualcosina in più, non ha il DRS in questo momento, ma molto probabilmente riuscirà a prenderlo sull'altro rettilineo con queste auto, rispetto a quello che siamo abituati anche a commentare magari con le auto GT Edo, è una cosa totalmente diversa, quando un pilota molto più veloce arriva sotto... È veramente difficile difendere col DRS, questo facilita tanto i sorpassi. Secondo te gli agevola un po' troppo o è un qualcosa che alla fine dei conti comunque serve, perché un pilota sicuramente più veloce può sfruttarlo, o magari un pilota può che va leggermente più piano di quello più veloce potrebbe sfruttarlo per riuscire a stare attaccato al pilota davanti? Allora, intanto sottolineiamo la sosta di Bertaia. Sì, allora, intanto attenzione un attimo perché Tasca è vicinissimo nei confronti di De Sanctis, ci prova ancora all'esterno, ma De Sanctis non si vuole arrendere e lasciare la posizione al pole sitter. E allora stacca tardissimo e difende, buonissima la difesa da parte di De Sanctis nei confronti di Thomas Tasca, che non sarà sicuramente contento perché lui sta perdendo tempo, gli esce incollato, potrebbe tentare un attacco ancora prima di curva 1, qua non c'è il DRS, ricordiamolo, ma Tasca esce benissimo, e allora qui De Sanctis avrà ben poco da fare per cercare di mantenere dietro Thomas, infatti si prende la terza posizione, mentre si ferma De Andreis, allora attenzione, perché adesso inizia la fase calda della gara, con il leader della corsa che si va a fermare. Sì, adesso Tasca probabilmente adotterà una strategia per fermarsi il più tardi possibile, andando a sfruttare tutto il potenziale delle gomme fino all'ultimo e montare magari le medie verso l'ultimo momento disponibile. Anche qua lo vediamo senza il DRS, comunque non riesce ad andare troppo via nei confronti di De Sanctis, ma comunque quando arrivano le curve veramente ha un altro passo completamente diverso. Per quanto stavi dicendo tu appunto del DRS, scusa se non ti ho risposto, ma appunto c'era l'attacco di Tasca, mentre si ferma anche Aruta. Io devo dire che c'è sempre un dibattito sulla questione DRS, io onestamente lo approvo, perché penso che aiuti un po' anche lo spettacolo, perché quando due piloti sono molto vicini a livello di performance è difficile vedere un attacco. Invece il DRS ti permette di farlo, e poi se effettivamente il passo è così vicino, il pilota che è stato sorpassato ha la possibilità di contrattaccare il giro dopo, quindi io onestamente apprezzo l'idea del DRS, anche perché favorisce un po' più di spettacolo, ecco. Esatto, questo è il motivo principale per cui è stato introdotto, per favorire un po' i sorpassi, per favorire i cambi di posizione, e comunque se un pilota ne ha di più, comunque ne di solito riesce a sfuggire, a uscire dal DRS. A te piace? Ah, io è comodo per sorpassare quando ne hai di più, altrimenti veramente ogni tanto è veramente, non dico impossibile, ma molto molto difficile andare al sorpasso. Intanto, ritornando alla gara, Tasca è praticamente attaccato adesso al pilota Fast Zerbini. Lane Age, a Zerbini, che adesso ricopre la prima posizione perché De Andreis si è fermato. Sì, incredibile, Tasca sta volando mentre si vanno ad effettuare anche altre soste, si prende l'interno adesso Thomas Tasca con il DRS e non lo lascia facile la posizione Zerbini, ma Tasca se la prende staccando più tardi, va leggermente lungo ma difende comunque la posizione, quindi si va a prendere la leadership della corsa, lui che dovrà però, ricordiamolo, fermarsi nuovamente. Intanto si vanno a fermare un po' tutti in realtà, perché ho visto prima gran parte della griglia fermarsi, vediamo anche i due del lane adesso nella corsia dei box, per cui penso che adesso al 18° giro di 26 sia un po' la fase delle soste. Sì, adesso sì, siamo verso i due terzi della gara, quindi si potranno magari sfruttare appieno le medie quando le hard iniziano ad avere un po' più di degrado, magari a perdere un po' di grip in questa pista, che non è una pista facile per le gomme, perché sono sollecitato davvero, davvero tanto, dato che ci sono tante curve veloci in percorrenza, quindi andare a cambiare le gomme nel momento giusto è anche fondamentale per avere sempre il massimo della prestazione con ogni mescola.
Tanto Task si è preso la prima posizione, ma Zerbini rimane sotto il secondo, utilizza chiaramente anche il DRS, mentre ho visto era un doppiaggio forse, sì, che ha lasciato passare D'Andrés. Uno dei piloti dell'SPQ Racing probabilmente, quindi o Davi o Serafino, che vanno a facilitare il sorpasso a D'Andrés, che adesso dovrà rifarsi sotto ai due davanti con... che però devono ancora fermarsi, quindi al momento sembrerebbe ancora il più avvantaggiato in questo momento per la vittoria, Giulio De Andrés, che comunque sta tenendo un grandissimo ritmo perché si sta anche riavvicinando pian piano ai due davanti. Devo dire che non mi aspettavo una scrematura così evidente, perché in qualifica abbiamo visto, al di là dei primi, una griglia molto assortita, se penso ad esempio dalla sesta a quindicesima posizione, piloti molto vicini tra loro. In gara li vediamo un pochino più distaccati, quindi forse magari i piloti che si sono preparati molto sul giro secco e un po' meno sul passo gara, non me la spiego effettivamente questa differenza. Sì, la gara è sempre molto diversa dalla qualifica, col setup parzialmente bloccato, diciamo, l'obiettivo era quello di ridurre il gap tra i piloti. Dopo ovviamente fare il giro secco è una cosa completamente diversa da mantenere un ritmo costante in gara, e anche questo probabilmente che ha dato magari un po' di fastidio ad alcuni piloti che probabilmente non si trovano benissimo col carico, col consumo delle gomme, mentre magari nel giro secco tutti si sta leggermente più vicini. Quasi tutti perché ovviamente Tasca e De Andrés hanno fatto completamente un altro lavoro stasera. Intanto attenzione a Raffaellini, che è molto vicino nei confronti di Davi. Si fa vedere, prende tutta la scia con il DRS, ma non è sufficientemente vicino per sferrare l'attacco alla Stow, e allora si accoda Marco Raffaellini con Davi, che comunque difende tutte le linee possibili, quindi non vuole lasciargliela facilmente. Arrivano insieme, contatto va a tamponare Claudio Davi, fortunatamente senza particolari conseguenze. Bisognerà vedere i danni adesso da parte di Marco Raffaellini, che ha staccato forse leggermente troppo tardi, o Davi magari che ha anticipato un po' la staccata, vuole provarci adesso addirittura all'esterno di curva 1 Davi, però non gli lascia la possibilità, e allora Marco deve accodarsi, tutto rimandato nella prossima zona di RS che arriverà tra poche curve. Attenzione Davi, errore, e allora ne va ad approfittare, o ci prova quantomeno Raffaellini, ma non riesce nonostante l'errore di Davi. Adesso però c'è la zona di RS, quindi ci aspettiamo un sorpasso facile da parte del pilota numero 28. Sono Claudio, affiancati. Claudio non gliela vuole lasciare, adesso vediamo se riuscirà a rimanere interno con Davi che va un po' lungo, commette un piccolo errore, va al bloccaggio e in questo caso Raffaellini si prende la posizione. Che leone Claudio Davi, che ci ha provato in tutti i modi a difendere quella posizione nonostante di passo insomma ne avesse di meno e si vedeva. Ma mi è piaciuta molto la difesa da parte sua, perché veramente non voleva lasciargli neanche un centimetro. Forse anche il bilanciamento frenato leggermente sbilanciato, perché l'abbiamo visto quando ha frenato in maniera importante perdere sempre il posteriore. Però bellissima la difesa di Claudio, che veramente ci ha messo il cuore. Sì, intanto William Zerbini si è fermato ai pit ed è uscito a 8 secondi da Corradin, che vediamo inquadrato in questo momento. Quindi lui che era in seconda posizione dopo il sorpasso di Tasca, che riusciva più o meno a rimanergli dietro. Tasca ovviamente ne aveva qualcosina in più, ma è adesso andato indietro ovviamente dopo i pit. Si trova in quarta posizione in questo momento, però bisogna ancora aspettare il pit stop che deve ancora effettuare Tasca, che vedremo probabilmente nei prossimi giri. Mancano 6 giri da completare. Tasca effettuando una sosta potrebbe finire potenzialmente in terza, quarta posizione. Penso sì. Forse più terza. Siamo lì, sai, perché adesso non so di preciso quanto ci si metta a completare il pit stop, però la pit lane non è lunghissima, però si andranno a perdere circa una 25-30 secondi, quindi potrebbe essere molto, molto vicino alla quarta come tempo di uscita. Quarta che poi è potenzialmente anche quinta, perché De Sant si trova sotto il secondo di Zerbini, quindi... Forse anche quello che sta facendo Tasca in questo momento è spingere al massimo per cercare di crearsi il gap necessario per non trovarsi nel traffico, perché poi appunto effettuare sorpassi sicuramente non lo aiuterà quando andrà a montare le gomme medie che dovrà montare presto, perché siamo al 21esimo giro di 26 previsti, quindi ce ne saranno 5 a seguire, quindi se vuole sfruttare anche un po' la potenzialità della gomma media dovrà entrare a presto
nella corsia dei box per effettuare il suo pit stop. Pit stop che va ad effettuare adesso Pinat in decima posizione. Sì, intanto De Santis si è fatto davvero sotto nei confronti di Zerbini, sono a meno di un secondo, si è avvicinato già col DRS, vedremo se nel prossima zona DRS potrà avere una chance anche lui di andare al sorpasso. Due piloti che li abbiamo visti già lottare prima, vedremo chi ne avrà la meglio adesso. Esatto, una lotta che si va a riproporre tra De Sanctis e Zerbini, è molto molto vicino, è importante uscire bene da questa curva per avere una buona trazione e sfruttare la potenza del DRS. È leggermente lontano in questa fase De Sanctis su Zerbini, si avvicina, chiaramente l'ala mobile si fa sentire, ma una particolarità di queste vetture, Andre, anche tu le hai provate so in una sessione di test, è che l'effetto scia si sente molto nella fase finale, se ti trovi lontano è quasi impercettibile, quando invece ti avvicini sotto il mezzo secondo hai un risucchio potentissimo. Sì, queste vetture vanno a fare un grandissimo risucchio soprattutto quando sono molto vicine l'una all'altra, il che è un bene perché facilita il pilota che segue, però è anche molto difficile perché è un qualcosa che praticamente arriva istantaneamente, esatto. Difficile da accorgersene, bisogna stare molto attenti perché si rischia di andare al contatto col pilota che è davanti, perché magari con l'ala mobile, con l'ala mobile aperta insieme al risucchio della scia è difficile da controllare. Adesso De Santis sembra molto più vicino a Zerbini. Sì, esatto, è un qualcosa di non graduale ma un avvicinamento improvviso sulla fase finale, bisogna stare attenti anche a non andare a commettere contatti che possono andare poi a compromettere quella che è la gara. Intanto De Sanctis, come hai detto tu, è molto vicino adesso nei confronti di Zerbini, ne trova tre decimi o poco più, dovrà fare bene il settore centrale per poi poter sferrare un attacco prima della Stowe nel secondo rettilineo che permette l'utilizzo del DRS. Simone De Sanctis che si trova attualmente in una buona posizione per effettuare una buona gara, intanto Tasca è andato ad effettuare la sua sosta, si trova in terza posizione, quindi ancora meglio delle aspettative. Sì, ha sfruttato al massimo la sua sosta, è stato velocissimo a fare il cambio gomme, quindi avrà l'opportunità magari di avvicinarsi ancora a Corradin, che è in seconda posizione, ha soli 2 secondi e 2 davanti. Esatto, De Santis, tra l'altro, stavo buttando un occhio alla classifica, lui aveva la possibilità di fare una buona gara anche ad Imola, poi non è riuscito a concretizzare perché ha quota 0 punti, quindi oggi potrebbe, se dovesse riuscire a portarsi a casa la quinta posizione o anche la quarta, nel caso di un attacco nei confronti di Zerbini, potrebbe essere un insomma buon risultato dopo il weekend negativo nel circuito italiano. Ora è molto vicino, ma attenzione perché forse Zerbini avrà il DRS di un doppiato, là davanti no, si sposta adesso. Si sposta adesso, ha quasi commesso un errore, stava rischiando di commettere un errore tra l'altro. Zerbini. Sì, era Claudio Davide e gli SPQ Racing che probabilmente ha visto i piloti arrivare, è stato segnalato con le bandiere blu e adesso si è separato. Però qua vedo molto più vicino De Santis adesso in questo momento. È vicino ma non abbastanza, ancora una volta. Mi sa che ci ritroviamo nella stessa situazione vista nel giro precedente. Intanto attenzione, errore di Barbalace in 14esima posizione che però riesce a rientrare in pista. C'è una battaglia anche per l'11esima con Bertaglia che si prende la posizione ai danni di Iadecola. Intanto torniamo però con Simone De Sanctis che si trova ancora una volta a mezzo secondo. Deve cercare di fare bene questa sezione del circuito perché se dovesse uscire bene da Magels e Beckets con l'utilizzo del DRS avrebbe la possibilità di sferrare attacco nei confronti di un William Zerbini che comunque fino a qui ha fatto una bellissima gara. Eccoci on board allora con Simone De Sanctis, pilota numero 16 del Renegade Racing Team. Vedi, esce sempre un pochino più in difficoltà da questa curva rispetto a Zerbini, adesso utilizzerà ancora l'ala mobile ma non so se sarà sufficientemente. Vedi, l'effetto scia con il DRS quasi non si sente, poi quando ti trovi sotto il mezzo secondo, pam, istantaneo. Adesso si è avvicinato molto ma non ancora abbastanza per effettuare il sorpasso, deve probabilmente migliorare un attimo la traiettoria all'uscita delle Magels e Beckets, perché è lì secondo me che perde quell'accelerazione che lo potrebbe portare ancora più vicino al pilota davanti, che nei primi metri del rettilineo è leggermente più veloce, quindi fa più fatica De Santis ad avvicinarsi. Allora io resterei con l'onboard o comunque con Simone per vedere se avrà la possibilità di effettuare il sorpasso, perché mi sembra la lotta più accesa in questo momento della corsa. Intanto un errore da parte anche di Davide Orbello, un altro errorino da parte sua che lo vede uscire dalla zona punti, lui che ne stava conquistando uno in decima posizione. Errore anche di Pinatti in 14esima.
che però riesce a rientrare in pista. Eccoci con De Sanctis, adesso è vicino. Adesso è vicino e vediamo se riusciamo a vedere l'onboard con Simone De Sanctis. Eccolo qua, si prende il DRS, ora guadagna qualcosina. Vediamo se prova l'attacco all'interno, ma stacca tardissimo Zerbini. E ci potrebbe essere un incrocio di traiettoria però, perché adesso la linea più interna e Simone potrebbe fare una linea più tondeggiante che favorirà l'uscita di traiettoria. In realtà esce bene comunque anche Zerbini. Ora si prende tutta la scia, la vedo un po' improbabile una possibilità di attacco prima di curva Cops, no, infatti non è neanche sufficientemente vicino, ma è incollato ora, è incollato, deve riuscire a mettere a posto questa sezione per poter effettuare l'attacco. Sì, intanto anche ti segnalo davanti Tasca che è praticamente affiancato a Corradin, vedremo se ci sarà il sorpasso qui con l'utilizzo del DRS. Penso proprio di sì, perché è incollato, apre l'ala mobile, si prende la posizione all'esterno Thomas Tasca, e allora adesso si mette in seconda posizione con Corradin, che non sembrava essere particolarmente contento di lasciargli la posizione, ma non poteva fare nulla rispetto alla superiorità di Tasca, che va a prendersi allora la seconda posizione. Tornerei con De Sanctis, che però ha commesso un errore perché si trova un secondo e sei da Zerbini adesso. Sì, probabilmente ha provato qualcosa, ma adesso si trova un po' distaccato dal pilota, probabilmente ha un piccolo errorino che non abbiamo visto mentre stava effettuando il suo passo Tasca per la seconda posizione. Adesso si farà un po' più difficile per lui riuscire a rifarsi sotto, anche perché è uscito dalla zona DRS e ha avuto tanta difficoltà a recuperare nei confronti del suo avversario. Si stava avvicinando pian piano, ma comunque non è stato facile. Intanto ho visto Zenari probabilmente fermo per lasciar passare i piloti più veloci, chiaramente lui doppiato, forse anche leggermente in maniera eccessiva, ha rallentato per farli passare, però molto corretto. Chiaramente lui, che è qui per fare esperienza, non vuole creare problemi ai piloti che stanno lottando per le posizioni là davanti. Buona la sua gestione, per lui che deve fare chilometri oggi, è la cosa più importante che può fare. De Sanctis però sta riguadagnando nuovamente nei confronti di Zerbini, ha guadagnato mezzo secondo dopo l'errore. Sì, adesso però deve riuscire a velocizzare la manovra, perché mancano solo due giri, questo è un altro, quindi dovrà essere molto veloce a recuperare, perché sarà molto molto difficile riuscire a rifarsi sotto. Esatto, è vero, siamo al penultimo giro della corsa, gara che negli ultimi 5-6 giri è volata, e ci stiamo avvicinando appunto nella fase finale con De Andreis, che a questo punto ha la vittoria in pugno con i suoi 17 secondi nei confronti di un Thomas Tasca, che comunque devo dire rimonta completata, perché è riuscito a riagguantare la seconda posizione. Adesso Corradin esce anche dalla zona DRS, quindi Tasca che si è ripreso quantomeno la posizione minima per la lotta in campionato. Ricordiamo, lui non ha partecipato alla gara di Imola, quindi ha già 1-0 incamerato con De Andreis, che potrebbe fare una doppietta, considerando vittoria ad Imola e se dovesse riuscire a mantenere anche questa prima posizione qui a Silverstone. Per cui per i rivali di De Andreis sarà molto difficile la gestione, anche perché in classifica c'è Giancarlo Soldati in seconda posizione, che questa sera però è assente. Intanto De Andreis sta completando l'ultimo giro, 25 completati, quindi sta effettuando il 26esimo giro in questo momento. Lui che è stato velocissimo per tutto il weekend, si è fatto soffiare veramente di un nulla la pole position da parte di Thomas Tasca, però adesso in gara, sfruttando anche il problema che ha avuto coi pit Thomas Tasca, è in prima posizione e sembra sempre più indirizzato verso la vittoria. Esatto, va ad affrontare adesso il settore centrale, la fase finale del settore centrale, per poi andare per l'ultima volta nell'ultimo settore. Vado ad affrontare adesso la sezione più guidata, Magels e Beckets, molto molto complicata sia in qualifica ma soprattutto in gara. Con quello che è il carico di benzina, queste curve sono molto complicate da effettuare, perché se sbagli la linea iniziale vai a compromettere di parecchio il tuo giro. Intanto arriva anche la telecamera drone per seguire il leader della corsa, che ha fatto un lavoro meraviglioso sia dalle qualifiche che in gara, soprattutto in gara devo dire, dopo l'errore di Tasca che lo ha costretto a una sosta extra. Giulio De Andreis adesso va ad affrontare allora l'ultima curva, e possiamo dirlo, Giulio De Andreis ancora una volta vince il Gran Premio di Silverstone e fa doppietta dopo la vittoria ad Imola con 16 secondi e 2 di vantaggio su Thomas Tasca, che comunque complimenti anche da parte sua per una gara incredibile, una qualifica fenomenale. Purtroppo l'errore che lo ha costretto alla sosta extra l'ho tolto dalla lotta per la prima posizione. Thomas Tasca adesso va a tagliare il traguardo in seconda posizione e guadagna 18 punti importantissimi per il campionato. Corradin va a prendersi l'ultimo gradino del podio in terza posizione, quarto William Zerbini.
che rimane davanti a Luca Pizzetti, mentre De Santis ha mollato un secondo e uno, e anche fuori dalla zona DRS. Taglia il traguardo in sesta posizione, settimo Edoardo Pavoni, ha un'eternità dai primi sei, ma comunque va a prendersi buoni punti per il Lane Racing Team, seguito dal compagno di squadra Nicolas Merci in ottava posizione. Nono Aruta e decimo, conclude la top 10, Bertaglia, per prendersi l'ultimo punticino disponibile. Allora direi di lanciare un piccolo spot e poi torniamo per le conclusioni. Rising up, my heart is pounding, ready and not the clock is counting. Ed eccoci tornati dopo una gara meravigliosa qui nel circuito di Silverstone per il secondo round del Formula 3 European Series 2022, che ha visto una vittoria da dominatore da parte di Giulio De Andrés. Ancora una volta incrementa la sua leadership in campionato. Oggi aveva anche un rivale abbastanza insidioso nei suoi confronti, purtroppo poi ha dovuto scontare una sosta extra, e quindi Giulio ha avuto strada libera per poter conquistare questa seconda vittoria, e porta allora bottino pieno per il suo campionato. Gara veramente gestita bene, sia dalle qualifiche, nonostante non abbia preso il miglior tempo, però ha gestito veramente la gara da campione, e quindi i suoi rivali, se vorranno cercare di impensierirlo, dovranno sicuramente iniziare a tirare fuori il coniglio dal cilindro, Andre. Sì, esatto, oggi solo Thomas Tusk sembrava averne qualcosa per provarsi a rifare sotto, anche perché lui comunque ha fatto davvero una grandissima prestazione, è sempre stato veloce, ha mantenuto un ritmo sempre costante. Solo un errore di Tusk gli ha permesso di vincere, diciamo, agilmente, perché sennò sarebbero rimasti molto 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 vicini tra di loro. Esatto, assolutamente, bellissima gara comunque, quando qua c'è il giro d'onore con un contatto lì proprio sul leader della corsa, Giulio De Andrei vincitore. E che dire, è stata una gara molto particolare, chiaramente ci penso che a nome nostro ci scusiamo per i problemi avuti nella diretta appunto qui a Silverstone, abbiamo cercato di realizzare questa replica per le persone che non hanno avuto la possibilità di seguirla, e magari anche per i piloti, in modo da poterla rivedere. Sicuramente sì, abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo che l'abbiate apprezzato, ecco. Sì, esatto, qualche problema tecnico, ma diciamo abbiamo cercato di recuperare nel modo migliore possibile, anche perché fa sempre bello rivedere le azioni della gara. Esatto, e allora non ci resta che salutarvi e ringraziarvi per averci seguito ancora oggi. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà mercoledì 25 maggio per il Gran Premio di Spielberg, sempre qui su GDD. Ringraziamo ancora una volta la regia che ha reso la... ci ha dato la possibilità di poter realizzare questa replica. Allora ancora una volta da GDD è tutto. Buonanotte.
as a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. From dust. Yeah.